stasera proviamo a fare una lezione un po' diversa dal solito. Sempre per continuare la serie sulla storia del Gu, ma stavolta a differenza delle altre volte non parliamo di un giocatore particolare, ma più in generale del Fuseki e di come si è evoluto nel corso dei secoli. Di come si è sviluppata anche la teoria del Fuseki. Perché in realtà il Go si dice sempre che ha una storia millenaria, ma in realtà la teoria del Fuseki è relativamente recente, è solo negli ultimi 400-500 anni che si è sviluppato un po'. In parte è dovuto al fatto che una volta nelle regole del Go, le regole del Go erano diverse. E non si iniziava con un Guban vuoto, ma si iniziava con quattro pietre su Guban, quello che vedete adesso. Ed è stato così almeno fino al 1500, dove per primi in Giappone iniziarono a cambiare e iniziarono a giocare col Guban vuoto, mentre in realtà in Cina sono andate avanti a giocare così anche per qualche altro secolo. Quindi sono rimasti anche un po' indietro. E non era questa l'unica differenza, c'era anche un'altra differenza più sostanziosa nelle regole, che influenzava il modo in cui co si contavano i punti alla fine. Perché sostanzialmente quello che facevano era a fine partita, dopo aver chiuso tutti i dame, eccetera, riempivano anche i propri territori con le pietre. Però lo facevano in modo da far restare vivi tutti i gruppi, il che vuol dire che bisognava lasciare spazio per i due occhi in ogni gruppo, no? E poi contavano le pietre sul Guban. E quindi c'era una differenza di territorio, perché vuol dire c'era una tassa, tra virgolette, di due punti per ogni gruppo sul Guban. E quindi era più importante cercare di separare i gruppi dell'avversario, perché se gli fai fare più gruppi deve pagare due punti in più. No? E quindi questo portava a partite molto diverse da quello a cui siamo abituati, con invasioni immediate subito, anche soprattutto fatto. Non c'era molto una teoria del Fuseki. Si iniziava a combattimento a mossa 1 praticamente e si cercava di creare più gruppi possibile e far casino, sostanzialmente questo è quello che facevo. E per esempio vediamo una partita dell'epoca. Ah, ve l'ho detto, un'altra differenza è che iniziava bianco invece di nero, quindi non solo si iniziava così, ma la prima mossa era bianco. E ovviamente non c'era Komi, il Komi è venuto molto dopo, quello è un'invenzione molto moderna. E come vedete si approcciano e ci si tenuca allegramente, perché non è così importante, no? Si approccia qua, bianco approccia là, e dopo un po' ci si inizia a dividere interi lati con vari gruppetti e subito bianco invade, con lo stesso per il discorso che dicevamo prima, che se riesci a fare al tuo avversario più gruppi ci perderà dei punti, no? E infatti qua siamo a mossa 13 e sia bianco che nero hanno 6 gruppi a testa, che è una cosa che nel Go moderno sarebbe ridicola, no? Non si vede mai un'apertura del genere. E altra cosa importante è che quasi tutte le mosse sono in terza linea, a parte gli osci iniziali e un paio di salti in quinta. Però sostanzialmente l'idea di fare estensioni in quarta linea quasi non esisteva, perché appunto se l'idea era quella di fare tanti gruppi, è molto più facile stabilizzare giocando in terza linea e quindi questo portava a questo tipo di partite dove venivano fuori tutti questi gruppetti e territorietti piccoli. L'idea di un moio era quasi inesistente, non c'era tempo di fare un moio, perché ti invadevano alla prima opportunità. Ok, e questo forse
Resta ancora adesso per chi vuole giocato un po' sui server coreani e cinesi, che un po' lo stile è rimasto un po' così, probabilmente motivazioni storiche sono queste. Vediamo un altro esempio di partita. Questa è già più avanti, questa è una partita cinese del 700 e mentre i cinesi stavano ancora a giocare così, in realtà il Giappone era progredito perché loro appunto, come dicevo, già avevano tolto la regola dell'inizio settato e quindi già non giocavano più così. Ma in Cina hanno continuato così per ancora qualche altro secolo e questo è quello che poi ha portato al predominio del Giappone nel Novecento, perché loro praticamente hanno avuto 2 o 3 secoli di vantaggio nello sviluppo della teoria. No? E come vediamo. Quindi questo era come si giocava a Go una volta. Ok, cos'è che è cambiato in Giappone? In Giappone il primo giocatore che ha portato a delle modifiche sostanziali è stato un monaco, Nikkei, che è poi quello che ha fondato la scuola Onimbo, prendendo il nome di Onimbo Sansa. E lui è stato il primo, diciamo così, a essere un giocatore di Go professionista in pratica, perché fino a quel punto facevano solo per diletto, e perché lui è diventato l'istruttore di Go di uno di Nobunaga, uno di non so come un guerriero dell'epoca, e ci sono tra l'altro diverse storie, perché infatti tra l'altro anche la partita che ho preso qui come esempio è una partita famosa, forse ne avete sentito parlare, perché c'è una storia. Nobunaga fu sconfitto perché fu tradito da uno dei suoi generali. La storia dice che la sera in cui fu tradito stavo osservando una partita di Onimbo Sansa, questa qua, partita qua, e questa partita non finì, o meno, finì senza risultato perché si creò un triple count. E quindi, siccome poi ci morì quella sera a causa del tradimento, da allora è venuta fuori questa tradizione che avere un triple count in una partita porta sfiga, insomma. È un segno di cattivo auspicio. In realtà sta partita non ce l'abbiamo in triple count perché non è stata registrata fino all'ultima mossa, finisce solo dopo 140 mosse circa, quindi non sappiamo bene se la storia è vera o se la sono inventata. Comunque, quello che ci interessa stasera è vedere come è cambiata la teoria. Quindi iniziano ovviamente con un buon voto e la loro prima scoperta è: oh, non c'è bisogno di giocare sugli Yoshi, che è una cosa rivoluzionaria. E infatti il Komoku inizia a farla da padrone e lo farà per i prossimi 300 secoli e 300 anni. No? In Giappone praticamente si gioca quasi solo Komoku come mossa nell'angolo e però vedete che ancora ci sono dei residui della teoria precedente, no? Perché come ho messo bianco invece di prendere un angolo vuoto approccia subito, quindi c'è ancora un po' di quella sensazione di dover andare a dar fastidio subito come c'era prima. No? Però con la differenza che adesso invece di farlo con Yoshi lo fanno con i Komoku. E questo cambia un po' perché il fatto che non ci siano Oshi vuol dire che è molto più facile fare territorio nell'angolo e quindi diventano un po' più stabili, no? Rispetto a prima. Con l'Oshi c'è sempre il rischio di invasione senza. Vedete, tra l'altro in sta partita l'angolo in basso a destra lo ignorano completamente, quindi anche qua ci sono ancora degli strascichi così,
non si era ancora creata una teoria del Fuseki, erano comunque tendenti a iniziare i combattimenti subito. Ok, e anche qua, come vedete, quasi tutte le mosse continuano a essere in terza linea. Quando c'è un estensore sul lato, sempre in terza linea, non esistono estensori in quarta. Ok, ora il motivo per cui bianco è aggressivo, soprattutto con questi approcci immediati, è dovuto al fatto che non c'era Comio, e loro chiaramente lo sapevano che Nero aveva un vantaggio, e quindi lo stile di bianco era molto diverso da quello a cui siamo abituati adesso, no? Perché bianco doveva recuperare e quindi spesso veniva a fare mosse azzardate o dei tenuki di troppo o comunque cercare di svilupparsi più velocemente, no? Non giocava quasi mai solido bianco. E sostanzialmente l'intera teoria del Fuseki di questi 300 anni si è basata su questo fatto qui. Erano tutte partite senza Comio, quindi Nero aveva il controllo e Bianco inseguiva. E adesso facciamo un salto di un centinaio d'anni. Questa è una partita del 700 di un altro Onimbo. Questo è Onimbo Satsugen contro Inoue Inseki, che era il capo della famiglia Inoue, la casa Inoue, e di nuovo qua adesso iniziano a sembrare più delle partite normali. Bianco non approccia immediatamente l'angolo. Il 5-3 era un tentativo di cambiare un po' le carte in tavola, no? La maggior parte delle partite continuavano a giocare con Moku, però a volte 5-3 era la seconda scelta. La seconda mossa nell'angolo era 5-3 e la terza era il 5-4, a volte anche si vedeva. E Oshi e Sansan erano praticamente assenti, non si vedevano mai. Oshi si vedeva solo nelle partite handicap. E questo perché erano incentrati. Erano talmente innamorati del Komoku e di come fosse facile fare territorio nell'angolo col Komoku e con Oshimari, che ormai gli dava fastidio giocare con l'Oshi con la paura di poter essere invasi in Sansan, no? Non c'era ancora l'idea che l'influenza dell'esterno potesse valere altrettanto, e loro davano molto più valore al territorio e quindi non gli piaceva giocare in Oshi. Il Sansan forse lo consideravano troppo piccolo. Infatti quello sarebbe curioso capire perché non ci hanno mai provato, perché sarebbe ancora più territoriale. E infatti addirittura in questa partita Nero chiude subito lo Shimane, perché facciamo subito territorio. E poi Bianco approccia, perché è un altro principio fondamentale che si era sviluppato in quegli anni nel Fuseki, era che Bianco non doveva assolutamente permettere a Nero di fare due shimari. Uno va bene, anche perché probabilmente è inevitabile, se Nero vuole uno riesce a farlo sempre, no, a meno che Bianco non approcci alla primissima mossa, però due no. Due shimari sono troppi. Se Nero fa due shimari la partita diventa troppo semplice per Nero e Bianco vuole evitarlo, no? Il discorso che facevamo prima, Bianco deve essere più aggressivo, deve complicare la partita e non può permettersi che diventi semplice. Quindi infatti gli shimari di Bianco sono rari, perché Bianco quasi sempre preferisce approcciare piuttosto che costruire. Questo è un po' un Joseki dell'epoca, che infatti un'altra caratteristica,
nel fusechi in questo periodo è che quando si giocavano le pinze erano quasi sempre queste pinze larghe di tre spazi o al massimo di due e quindi erano danno meno pressione, no? Rispetto a una pinza più stretta e danno un'area un po' più rilassata alla partita. Infatti anche qua Nero potrebbe fare cose più aggressive, magari provare a tagliare. Ma Nero non ne ha bisogno, perché Nero al contrario di Bianco sa di essere avanti. E quindi gli basta giocare semplice. Questa sequenza qui a sinistra è un Joseki dell'epoca. Ci sono un sacco di partite che questa giocata, questa sequenza, che è un po' strano dal punto di vista moderno, perché il fatto che lasci in sospeso una mossa come B7 sia Ane che l'estensione sarebbe enorme per entrambi. Però probabilmente gote, se te la consideravano troppo piccolo. E vedete, e qui adesso inizia a svilupparsi una teoria del Fuseki, perché non giocano più a invadersi subito, ma iniziano anche a fare estensioni per cercare di creare dei piccoli muoio. Ovviamente col fatto che giocavano solo in terza linea non vengono mai dei muoio enormi come abbiamo visto un po' moderno, però è già un inizio. Infatti vedete che qua Nero più o meno ha creato un muoio a destra e poi Bianco invade diventa la partita. Ok, e questo ci porta alla primavera invenzione di Fuseki, diciamo il primo vero Fuseki che è stato studiato in dettaglio, che è il Fuseki Shusaku. Probabilmente avete sentito parlarne. Onimbo Shusaku è probabilmente il giocatore di Go più famoso della storia e in parte è perché ha inventato questo Fuseki, Fuseki Shusaku, e del suo Kozumi, che è una delle mosse più famose. E come funziona questo Fuseki? Si basa sui principi di cui abbiamo parlato finora, no? Quindi intanto sul Kumoku, e poi è praticamente molto. L'idea di Nero è di forzare la partita in un certo modo. Ok? Perché qual è il senso di giocare a due Kozumi, due Kumoku così, su questo lato? E perché il principio che dicevamo prima, Bianco qui non vuole giocare nell'ultimo angolo, perché l'idea è che se Bianco gioca nell'ultimo angolo, mettiamo un Komoku per come era l'epoca, Nero cosa fa? Nero chiude uno Shimari, ok? E adesso, per quello che dicevamo prima, Bianco non può permettere che Nero chiuda uno shimari, un secondo Shimari, e quindi la prossima mossa è obbligata. No? Deve approcciare l'angolo e a questo punto c'è una mossa per Nero che almeno per la teoria dell'epoca era considerata perfetta, che è questa pinza qui, e questa è considerata una mossa che rende la partita troppo semplice per Nero, perché sia una pinza su una pietra bianca, ma è anche un'estensione allo Shimari. No? E quindi con questa Nero prenderebbe un po' il controllo della partita perché sta attaccando Bianco e allo stesso tempo sta facendo territorio a destra. Ok, quindi questo almeno per la teoria che si era sviluppata fino a quel punto era considerato meglio per Nero e quindi Bianco vuole evitarlo. Ok, e quindi quando Nero gioca questa mossa, Bianco non vuole che trovarsi, ritornare al diagramma di prima e quindi approccia, ok? Per evitare che Nero faccia uno shimari. E poi Nero che fa? Nero fa esattamente la stessa cosa, no? Ricrea esattamente la stessa formazione con due Kumoku sul lato basso e sta minacciando la stessa cosa di prima. Se adesso Bianco fa, non so, una mossa a caso,
chiudo lo shimane di qua, nero chiudo lo shimane e ritorniamo alla stessa posizione dove nero crea una pinza e estensione e ha di nuovo il controllo della partita e così mantiene il vantaggio della prima mossa. Ok, quindi anche qua di nuovo bianco la stessa cosa, vuole prevenire questa cosa e quindi approccia. E quindi questa è la chiave del Fuseki Shusaku, che queste prime sei mosse sono praticamente obbligate per quella che era la loro teoria, no? Bianco è forzato a giocare così perché non avendo il Komi deve inseguire e non può rendere la partita troppo semplice. Ok, quindi questo era il modo di nero di indirizzare la partita come voleva lui. E poi c'è la prossima mossa che è la chiave di tutto quanto, perché ok, nero fin qui ha forzato bianco a giocare come diceva lui, ma adesso cosa fa? Adesso c'è la prossima mossa che è la mossa più famosa di Shusaku, che è il suo Kusumi, questo. Ora, questo Kusumi, chiaramente Kusumi in risposta all'approccio non è che l'ha inventato lui, si giocava anche prima, infatti. Quando parliamo di Kusumi Shusaku, non è semplicemente il Kusumi a partire da Kumoku, ma è questo Kusumi, in questa posizione specifica, no? Con queste sette pietre. E qual è l'idea del Kusumi? Lui era talmente fiero di questa mossa che praticamente considerava quasi impossibile perdere. A partire da questa posizione. Tant'è che c'è un aneddoto che una volta dopo una partita qualcuno gli chiese com'era andata e lui rispose ero nero. Perché chiaramente non c'è bisogno di specificare altro, avevo nero, quindi ho vinto. Qual è il punto di questa cosa? Intanto è il punto vitale tra Komoku e 5-3, no? Perché normalmente dov'è che vuole giocare bianco nell'angolo in alto a destra? Vuole fare la pressare in Q15, no? La mossa più comune quando abbiamo questa posizione. E cosa comporta? Per esempio, facciamo fare una mossa a caso. Comporta che bianco pressa, nero viene schiacciato in terza linea, no? E bianco fa un po' di influenza. E lo fa in sente, questa è la cosa importante. Quindi è quasi, possiamo considerarlo un diritto di bianco, nel senso se vuole può ottenere questo risultato quasi con certezza. No? E che vuol dire che appunto, nero non ha tanto potenziale perché viene schiacciato e viceversa è bianco che ha tanto potenziale sul lato alto, no? E quindi per nero giocare qua, la prima cosa che fa questo Kusumi è di invertire lo stato di forza tra i due, perché adesso nero sta in un certo senso alzando la testa, no? Invece di essere schiacciati in terza linea, adesso è in quarta e bianco non può più pressarlo. E non solo, si è anche invertita la situazione di forza, perché se notate adesso la posizione è quasi simmetrica, nel senso se bianco non fa niente, è nero che può pressare con una forma simile a quella di prima, solo a colori invertiti. No? E magari bianco salta qua al posto di strisciare. Questa era la risposta standard all'epoca a questa pressa. Ok, e quindi vedete che è cambiato con una mossa sola è cambiata lo stato di forza tra il lato destro e il lato in alto, no? Adesso è bianco che è schiacciato in alto e nero che fa influenza a destra. Ok, quindi questo è il primo vantaggio del Kusumi di Shusaku. Ma non finisce qua perché ce n'è anche un altro. In realtà
anche più importante, la cosa che sta minacciando in questo momento è di giocare una pinza con estensione che è simile a quello che abbiamo visto prima. Ok, non c'è lo Shimari in alto a destra, però c'è comunque una posizione forte col Kusumi. E quindi anche in questo caso comunque sarebbe una mossa che semplifica la partita e dà l'iniziativa a nero, no? Sta attaccando e facendo comunque territorio in alto a destra. Soprattutto poi se ci mettete che volendo nero potrebbe anche scambiare questo prima. E poi così, e vedete che sta in maniera naturale creando un moio in alto a destra. E anche questo, per la teoria dell'epoca, era buono per nero. Tant'è vero che la maggior parte delle partite in cui Shusaku ha giocato questo Fuseki, la prossima mossa di bianco era questa, proprio per prevenire la pinza estensione, perché è considerata la mossa più grande. Ok, e quindi l'idea di nero di tutto questo è sostanzialmente quella di semplificare la partita, no? Alla fine si riduce sempre a questo discorso qua. Bianco vuole complicare e nero vuole indirizzare la partita in un certo modo in cui sa già come va a finire, no? In cui si ottiene sempre la stessa forma, come dire, terreno familiare, no? Abituato a fare sempre gli stessi giochi e poi vinci i 3 punti perché finivano così le partite. Ok, infatti adesso vediamo un po' giusto così capire come è andata avanti la partita. Infatti, questo era tipico di Shusaku fare questa press, faceva praticamente sempre, e poi va avanti continuando a cercare di semplificare la partita. Tocca uno Shimari, poi difende il gruppo. Vedete che diventa difficile per Bianco complicare la partita quando Nero si sviluppa così, no? In lato basso tutto solido e le pietre in alto, anche se non hanno una base ancora, però sono così forti che è difficile attaccarli, no? Non c'è una mossa diretta che Bianco può fare per andare a dare fastidio. Quindi con questa Nero tiene il controllo. E qua fanno un Joseki un po' vecchio stile e anche qua Nero ne approfitta per semplificare la partita perché catturando una pietra ottiene un bel territorio sicuro, in più sta isolando la pietra bianca, quindi minaccia di attaccarla e ha un po' abbandonato le due pietre in basso, però anche quelle due pietre non è che siano ancora morte. C'hanno ancora agi per dare fastidio al gruppo bianco, quindi è comunque bianco che continua ad avere debolezze. E quindi diciamo, Shusaku è stato il primo a creare una vera e propria teoria del Fuseki, il primo a studiare un Fuseki e analizzarne ogni dettaglio, no? Prima, ok, sì, un po' si giocava in Shimane, però non è che c'era, si andava oltre la terza mossa, no? Mentre lui è stato il primo a studiare un Fuseki fino a mossa 7 e l'ha reso il Fuseki più popolare, tanto è vero che nella prossima partita vediamo. Questa è una partita dove Shusaku invece era bianco e un altro giocatore gli ha giocato il suo Fuseki contro di lui. Questo era dovrebbe essere Ito Showa, se non ricordo male. No, aspetta, non era questo.
La partita sbagliata. No, dove ho fatto così. No, ok, dovrebbe essere questa. Solo che hanno fatto con un ordine delle mosse diverso da quello standard. Però alla fine si riconduce allo stesso Fuseki Shusaku, dove Bianco approccia qua invece di giocare a destra come era al solito. No, aspetta, non mi torna. Ah no, infatti è diverso, perché è cambiato un mosso adesso. Ok, pensavo fosse una partita diversa, ma mi sa che ho fatto confusione qua. Quindi questo poi a cosa ci porta? Ci porta al 1900, dove c'è stata una seconda rivoluzione del Fuseki, il nuovo Fuseki, che è quello che poi ha portato alla teoria moderna del Fuseki, almeno fino agli anni 2000 e poi negli ultimi 5-6 anni abbiamo avuto una nuova rivoluzione Fuseki grazie alle AI, ma quella è una storia per un'altra puntata. Quindi cosa è successo all'inizio del Novecento? È successo che nel Go è arrivato un giocatore che anche lui è passato alla storia, dal nome Goseigen, tra l'altro giocatore cinese stavolta, che però è stato portato in Giappone a studiare dopo che ne avevano visto il grande talento. E lui aveva delle idee nuove, è andato un po' contro la tradizione di quello che era stato il Go giapponese per 300 anni. E ha inventato questa nuova teoria. Ora, in parte questo cambio è stato dovuto al fatto che si è iniziato a giocare col Komi. E quindi Bianco era meno portato a dover seguire le forzature del Fuseki che abbiamo visto finora, no? E quindi Nero doveva fare cose un po' diverse. Soprattutto, dovendo pagare il Komi, Nero non poteva più permettersi di giocare in maniera tranquilla, ma doveva fare cose un po' più aggressive e meno solide, no? E quindi la idea fondamentale di Goseigen era che Nero doveva giocare in maniera più veloce e giocare uno shimari in un angolo, e quindi occupare un angolo con due mosse, era troppo lento. Due mosse sono meglio spese in due zone diverse da Guan. E quindi, se proprio vogliamo prendere l'angolo, meglio farlo con una mo sola mossa. E in tal senso lui iniziava a giocare Sansan, ma anche Oshi, no? Quindi giocava gli Oshi nell'angolo con questa idea, con l'idea che basta una sola mossa e siamo a posto, non ci devo più pensare, posso iniziare a fare altre cose. E questo ha portato a questa nuova rivoluzione, perché lui, insieme poi anche a Kitani Minoru, hanno iniziato a giocare con questo stile,
E poi ho iniziato a copiarli tutti. Negli anni 30 c'è stata questa esplosione di sperimentazione soprattutto. Sono stati anni in cui hanno iniziato a fare anche cose strane. Infatti è forse il periodo più creativo nella storia del Go dal punto di vista del Fuseki, perché c'erano giocatori che facevano cose anche più strane, tipo giocare in Tengen o iniziare col 5-5 o il 6-4 o altre mosse strane, no? C'era molto più libertà di idea. E infatti questa partita qui è una delle partite più famose dell'epoca, è chiamata la partita dei 16 soldati, non è ben chiaro in realtà il motivo di questo nome, però in questa partita Goseigen era nero e ha giocato due volte Sansan e poi Tengen. Così, un'apertura che ha perfettamente senso. E il punto è che la partita poi è andata avanti in maniera strana perché il suo avversario l'ha seguito, quindi otteniamo questo Fuseki totalmente unico, perché non penso ci sia mai stata più stata una partita con una cosa del genere, dove anche questa mossa in sesta linea così, questa era proprio tipica dell'epoca. Era un modo, era in piena sperimentazione, tutto era possibile e infatti è durato poco questo periodo, no? Perché poi chiaramente dopo un paio d'anni si sono resi conto che alcune mosse non andavano bene, tipo infatti giocare il 5-5 è scomparso perché era un po' esagerato e anche altre mosse più strane negli angoli poi non le hanno più giocate. Però alcune sono rimaste, il Sansan e l'Osh sono rimaste e infatti hanno poi cambiato il Fuseki e l'hanno portato fino a quello che conosciamo ora. No? E non ci siamo arrivati senza questa fase di sperimentazione. Di nuovo, bianco, altro, questa è un'altra mossa. Così, e lo fa tre volte. E è arrivato a questo punto. E lui dice, ma forse sarebbe il caso di difendere la sapienza al centro. E poi finalmente bianco approccia. Questa è, sì, appunto, è stata una delle partite più famose proprio per questo Fuseki un po' strano. Anche perché il giocatore che ha bianco è praticamente sconosciuto nella storia del Go, è famoso solo per aver partecipato in questa partita. Kosugi Tei è un professionista totalmente non importante, il contrario. Tanto, però si è trovato ad avere bianco in questa partita, quindi è passata la storia per questo. Chiaramente poi la partita l'ha vinta nero, che così che era il giocatore più forte all'epoca. E quindi sì, questo ha rivoluzionato un po' il modo di giocare, no? E infatti questa è un'altra partita invece dove Kitani Minoru giocava contro Noda Chiyotaro e anche questa era una partita dove sperimentavano con il 5-5. 5-5 e Sanren 6. Che tra l'altro Sanren 6 è iniziato a essere giocato in questo periodo, perché poi non è diventato famoso per un altro po' di tempo, perché qui in questo periodo sperimentavano più con cose più strane al Sanren 6. Il Sanren 6 poi è stata una delle aperture che è rimasta, e infatti poi anche fino agli anni 50, 60, ma anche fino agli anni 80-90 continuata ad essere una delle più giocate. E vedete come uno degli effetti di questa rivoluzione è stato il rivalutare l'influenza, no? Mentre prima, appunto nel periodo Edo, giocavano tutti in terza linea, quindi incentrato soprattutto sul fare territorio, gli shimari, angoli solidi, no? Qua adesso
vediamo un sacco di mosse in quarta o addirittura in quinta linea, e con l'idea di creare dei grandi moio e fare territori più grandi possibili. Non mi accontento di fare 10 punti nell'angolo, ne voglio 50, no? Cose così. E che porta a partite molto più complicate, perché poi chiaramente l'avversario non può permettere che un muoio diventi troppo grande, quindi ci sono grosse invasioni e combattimenti su tutto il globale. Infatti, se volete guardarvi delle partite di professionisti, giusto così per diletto, io vi consiglio le partite di questo periodo qua, anni 30. Diciamo dal 33 al 35 il periodo più importante. Partite a caso in quell'epoca e vedete cosa strano. Vi divertite. Ok, e infatti vedete che questo fusilli pure molto strano. Dove si trova? Boh, ci sono diversi database su in giro per internet. Io di solito uso Walteri. Magari dopo vi posso passare il link. E anche per l'invasione, infatti. No. Ok, giusto così per sfizio, per vedere un po' le mosse in più. Questa è una sequenza che al giorno d'oggi non penso verrebbe accettata per bianco. Sembra regalare troppi punti a nero. Però appunto all'epoca stavano, era una fase di sperimentazione, e erano talmente diventati innamorati dell'influenza che forse la sopravvalutavano anche rispetto a quello che facciamo adesso. Infatti poi si sono calmati ed è diventato il fusil moderno. Ok, e poi per finire c'è una partita che un po' ha suggellato questo cambio radicale tra la teoria passata e la teoria moderna, che infatti è famosa per essere la partita del secolo. E questa è una partita che ha giocato sempre così again con nero contro un Imbo Shusai, che invece è stato l'ultimo Nimbo, o almeno l'ultimo Nimbo nel senso antico della casata Unimbo. Ok, quindi è considerata proprio uno scontro tra la vecchia guardia contro il nuovo che avanza. E forse proprio per questo motivo che Gosei Gen ha scelto un Fuseki molto particolare. Infatti ho iniziato con Sansan, io mentre uno Shusai gioco a Kumoko come il vecchio stile, e poi Oshi, e poi Tengen. E questo infatti è diventato è una delle partite più famose della storia, proprio per questo Fuseki e per quello che rappresenta, no? Sono esattamente i due stili uno contro l'altro. E poi ci sono state anche delle diatribe rispetto a questa partita, perché questa partita si giocava ancora con il vecchio stile, dove i giocatori non avevano ancora del tempo a disposizione, ma semplicemente l'hanno giocata su più giorni, e Bianco, che era il giocatore più forte, così, decideva quando interrompere la partita, no? E quindi quello che succedeva è che arrivava a un certo momento e diceva: ok, per oggi può bastare, fermiamo qua, torniamo a casa. Poi lo prendeva una settimana dopo. E però questo portava a delle controversie, perché in pratica quello di cui venne accusato è che usava queste interruzioni per poi, nei momenti critici della partita, per poi studiarselo a casa, soprattutto anche insieme ad altri giocatori. No, infatti c'è una mossa famosa che è passata la storia per questo, durante una partita.
Sì, esatto, quel database lì. Perché a questo punto, dalla partita di Nero è riuscito a fare quanto sembra un bel territorio al centro, che nel momento sembra una cosa difficile, ma qua. Però in realtà c'è ancora Raggi, questo è un punto in cui Bianco ha sospeso la partita e se l'è analizzata in grande dettaglio, e forse non proprio questo, ma. Poi questa mossa. Questa mossa, questa invasione all'interno del territorio, è una di quelle mosse che si è studiato in dettaglio e la storia dice che è stata trovata da, non da Shusai, ma da uno dei suoi allievi. E questa è un po' la mossa che ha deciso la partita. Infatti alla fine Bianco ha vinto. Però è stata combattuta fino alla fine. E questa è una delle mosse più studiate nella storia del Go, perché la sequenza che è partita da dopo è molto complicata. E il risultato è che a causa di quella mossa, queste 5 pietre sono morte. Moriranno tra un po' di mosse. Ed è quasi inevitabile, perché c'è troppo agi se ne vuole difendere buona parte del suo territorio, Ancerta dovrà sacrificarlo. Però sì, in effetti questa partita è una di quelle partite talmente importante che forse si potrebbe fare una lezione dedicata solo a questo. Può essere un'idea per il futuro, in effetti. E anzi, sicuramente in futuro ci sarà una lezione dedicata su così che anche su Shusaku, però stasera ci tenevo a fare una cosa più generica, anche per mettere un po' di contesto in tante cose che diciamo. A volte sbaglio, Fuseki Shusaku, ma cos'è il Fuseki Shusaku? E perché funziona e perché è famoso? Tra l'altro, giusto per completare, la risposta a questa mossa è molto difficile da trovare, perché chiaramente magari la mossa naturale sarebbe tagliare in G8, ma adesso non ricordo, almeno c'era dei problemi nel fare quello. La mossa giusta per nero è questa, che è, non so, sembra una forma talmente buffa che non mi sarebbe mai nemmeno venuto in mente. E anche qua c'è un aneddoto che dice che quando ripresero la partita, e quindi dopo che Bianco se l'era studiata per una settimana, mi mette di fronte a sta mossa Goseken, e Goseken dopo 2-3 minuti neanche gioca sta mossa, che è la mossa giusta, e ha di nuovo messo in crisi Bianco, che dopo questa l'ha sospesa di nuovo la partita, si è presa un'altra settimana per pensarci. E quindi vabbè. Infatti poi questa partita è stata una di quelle che ha portato all'idea di dobbiamo mettere un timer, per le partite non si può più giocare così perché è un po' anacronistico. Infatti dopo le altre partite hanno iniziato ad avere un tempo a testa i due giocatori. E una di delle prime, infatti, è stata una partita che abbiamo visto in un'altra lezione, la partita più complicata della storia, che anche quella era stata giocata da un Imbo Shusai. Se
E in quella partita avevano, adesso non vorrei dire una cosa, avevano avuto tipo 20 ore a testa, una cosa ridicola così, che infatti pure quella è durata per qualche mese, e se vi ricordate è riuscito a perdere per tempo, nonostante tutto questo tempo a disposizione, perché Bioyami non c'era ancora, quella è un'invenzione ancora futura. Quindi questo è, per questo capitolo della storia della Fuseki, arriviamo qua e poi magari in caso in futuro faremo un altro episodio sul Fuseki successivamente, negli anni 60, 70, fino al Fuseki moderno. E poi il Fuseki delle AI, no, quello si può fare una puntata a parte. Ok? Quindi per stasera è tutto e ci sentiamo la prossima settimana.